Bene. Bene, cominciamo. Sì. Benvenuti al webinar che Digial propone in occasione della pubblicazione del regolamento sul concorso a dirigente scolastico, regolamento apparso con il DM 138 di quest'anno e che introduce, riavvia finalmente una questione attesa da diversi anni. L'attesa risale oramai addirittura dal 2011 ed è dal 2011 che, come sappiamo bene, siamo in attesa di questo concorso scolastico. Lo scopo di questo seminario, via internet, è quello di dare le informazioni, tutte le informazioni necessarie sul concorso che è stato indetto e nello stesso tempo però di darvi anche tutte le informazioni necessarie sull'aiuto che Digital intende dare rispetto alla preparazione al concorso. Qui con me insieme, io sono Roberto Legata, membro della direzione nazionale di Digital, c'è Feliciano Sicardi, che saluto, Buongiorno. che è responsabile della formazione. Il mio compito è di dare informazioni rispetto al regolamento in quanto tale e invece quello di Feliciano Sicardi di darvi informazioni rispetto alla formazione che Digital propone. Chiariamo subito che il regolamento di fronte al quale ci troviamo ha una struttura con certe novità di sicuro, ma sostanzialmente simile a quella precedente. Le novità ci sono importanti, le vedremo, ma la struttura fondamentale rimane, in particolare rimane un grave limite che questo tipo di assunzione contiene, ed è che nel percorso di assunzione non è prevista una forma specifica, precisa di accertamento delle attitudini alla dirigenza scolastica. Il decreto prevede l'uscita di un bando, il bando ci auguriamo che possa uscire entro ottobre. Abbiamo come associazione fatto più volte pressione al Ministero, molto preoccupati dei tempi, anche perché riteniamo che se il bando non permetterà l'espletamento del concorso, la sua conclusione entro il 31 di agosto del 2018, l'uscita di questo regolamento diventerebbe quindi inefficace a risolvere il gravissimo problema del precariato, chiamiamo così, della dirigenza scolastica, cioè delle reggenze che sono ormai in una esplosione numerica. Se il regolamento, il bando, non adempirà alla propria funzione per il 31 agosto 2018, si calcola che le reggenze al 1 settembre 2018 ammonteranno a circa 2.600-2.700 secondo i pensionamenti del gennaio 18, quindi praticamente ci troviamo in una situazione in cui le scuole statali, più di metà delle scuole statali, praticamente 2/3, avranno un dirigente a mezzo tempo. Ci auguriamo quindi che tutto possa procedere e per questo ricordiamo a tutti che una buona preparazione è il segreto dell'affronto di questa vicenda. Le fasi del concorso. Un'eventuale prova scritta che ci sarà solo se si superano le 6.000 domande della ammissione al concorso, previsione abbastanza scontata, cioè ricordiamo che nel concorso 2011 le domande furono 42.000. Una prova scritta, una prova orale, un corso di formazione di 2 mesi, un tirocinio di 4 mesi, una prova tecnico-pratica al termine del tirocinio, colloquio finale e di conseguenza la presentazione dei titoli. Dove si svolgeranno queste prove? La prova preselettiva e la prova scritta si svolgeranno presumibilmente in sedi territoriali, cioè a livello regionale. Quindi dovranno essere organizzate dagli USR. Il colloquio orale invece è previsto per una sede nazionale. Questa è la prima novità, perché nel 2011 i colloqui orali si svolgono tutti in sedi regionali.
Il corso di formazione si svolgerà nelle sedi regionali che verranno organizzate dall'USR, il tirocinio delle sedi che si dichiareranno disponibili, mentre invece per la prova tecnico-pratica finale e il colloquio, probabilmente le sedi saranno ancora per quella tecnico-pratica a livello regionale e per il colloquio finale a livello nazionale. Che tempi sono previsti? Se il bando uscirà per ottobre, 30 giorni dopo scattano i tempi per la presentazione delle domande e in quel periodo ci auguriamo avvenga la pubblicazione della banca dati, cioè del pacchetto complessivo di quesiti all'interno dei quali dovrà essere selezionato il numero dei 100 quesiti che verranno sottoposti nella prova preselettiva. Comunque questo pacchetto di banca dati dovrà uscire necessariamente 20 giorni prima della prova preselettiva. In questo caso, se questi saranno i tempi, la prova preselettiva potrebbe avvenire tra novembre e dicembre, mentre invece per quanto riguarda la prova scritta, evidentemente se non c'è preselezione la prova scritta sarà a novembre e dicembre, se invece ci sarà preselezione sicuramente la prova scritta potrà avvenire a dicembre, perché la preselezione è una prova computer, dove quindi la valutazione è pressoché in tempo reale. A questo punto, se si può fare un calcolo ipotetico delle domande di ammissione, si potrebbe immaginare che la prova orale si svolga all'inizio della primavera del 2018. Questo potrebbe far sì che il corso di formazione possa avvenire tra aprile e maggio 2018 e il tirocinio tra il 10 e settembre 2018. Rimane evidentemente la perplessità su quale tirocinio si possa svolgere evidentemente in un periodo che normalmente è dedicato alla chiusura delle unità scolastiche e quindi prevalentemente all'attività d'ufficio. Così facendo, la tecnico pratica potrebbe andare all'ottobre 2018, il colloquio finale a termine 2018 e la graduatoria nel 2019. Come vedete, già dalla previsione dei tempi possiamo dire che sarà molto difficile che le nomine avvengano per il 1 settembre 2018 e di conseguenza ci troveremo di fronte a sicuramente un percorso complesso. Vediamo ora quanto il bando dovrà specificare. Il bando dovrà dirci quali sono i requisiti di ammissione, quali sono le modalità di presentazione delle domande, quanti saranno i posti invece concorso, la modalità di svolgimento delle prove, lo svolgimento del corso di formazione del tirocinio, i documenti richiesti per l'assunzione. Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, il regolamento già ci dice che occorre essere docente o educativo dei vari gradi di scuola, ivi compresi docenti di sostegno, di religione, di educatori, delle istituzioni scolastiche statali, quindi compresi anche i CPA e i convitti, occorre essere assunti in ruolo, al momento della domanda, assunti già con contratto a tempo indeterminato, occorre aver già superato l'anno di prova, i titoli di studio richiesti sono i titoli di studio per l'insegnamento, la laurea magistrale, la laurea specialistica dell'ordinamento preesistente, diplomi accademici di secondo livello o dell'ordinamento preesistente. L'anzianità richiesta sono i 5 anni di servizio, il che può voler dire anche solamente un anno di ruolo e gli altri come servizio di pre-ruolo. E questa anzianità però deve essere stata tutta svolta nell'ambito del sistema statale, anche se il pre-ruolo è considerato valido anche se prestato nel sistema paritario, all'interno quindi del sistema pubblico. La docenza sarà come servizio indistinta a seconda del tipo di assunzione e ruolo di cui si sta godendo. Evidentemente per servizio pre-ruolo si intende servizio di durata almeno di 180 giorni, quindi che abbia validità per un anno scolastico intero. Chi rimane escluso dall'ammissione a concorso? I docenti delle scuole paritarie, i docenti delle scuole di ruolo che non hanno una laurea o un diploma accademico, e i docenti di ruolo che però non hanno l'anzianità
prevista dei 5 anni. I docenti non di ruolo saranno esclusi, questo, come sappiamo, probabilmente sarà anche uno degli elementi del contenzioso che si svilupperà durante il concorso. La previsione di posti messi a ruolo dovrebbe essere attorno tra i 2.200 e i 2.400 posti, anche se questi posti verranno confermati, noi ci auguriamo che il bando invece vada ad ampliare i posti disponibili a concorso, perché con questi posti confermati non ci andranno certo a coprire tutti i posti vacanti dal 1 settembre 2019. La prova preselettiva praticamente scatterà appunto nel caso appunto che i candidati superino i numeri che abbiamo visto. Per quel che riguarda lo svolgimento della prova preselettiva, sia quella preselettiva che quella scritta si svolgono a computer, quindi con una resa dei risultati. Quella preselettiva prevede 100 quesiti riguardanti le materie che sono descritte nell'articolo 10 del regolamento. Sulle stesse materie praticamente si svolge anche la prova scritta e la prova orale. Sul regolamento sono descritti i punteggi che si vanno ad acquisire. La prima grossa novità, dopo la considerazione del servizio pre-ruolo, è la Commissione Unica Nazionale. Al posto di Commissione Regionale avremo un'unica Commissione Nazionale, un unico Presidente, le altre saranno tutte sottocommissioni che dovranno svolgere le loro attività a livello territoriale o a livello nazionale. Si stima, di cui avremo praticamente il tipo di domande che abbiamo avuto nel 2011, la necessità di circa 30 sottocommissioni. La prova scritta consiste in 5 domande a risposta aperta, anche questa fatta a computer, e 2 quesiti di lingua straniera che riguardano 2 materie di esame. Per quanto riguarda invece lo svolgimento della prova orale, anche la prova orale è un colloquio sulle materie d'esame prevista dall'articolo 10, finalizzata alla preparazione professionale, finalizzata anche alla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione della dirigenza scolastica. Questo è forse l'unico momento in cui un accertamento dei requisiti richiesti per dirigere emerge un poco nel regolamento stesso, dovrà anche però verificare la conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione. Per quanto riguarda invece la graduatoria, i candidati inseriti al termine della prova orale avranno una graduatoria di merito dove si potrà avere fino a massimo 100 punti per lo scritto, a massimo 100 punti per l'orale e 30 punti per i titoli. Il corso di formazione ha la finalità di arricchire le competenze professionali, durerà 2 mesi e verrà organizzato in collaborazione anche con l'università, anzi diremo che verrà organizzato dall'università praticamente, mentre i tirocini dovranno svolgersi presso le scuole disponibili. Il corso di formazione tratterà 4 moduli formativi descritti nel regolamento e al tirocinio saranno ammessi coloro che hanno frequentato almeno 180 delle 240 ore del corso di formazione. Un'altra novità che non era prevista nella prima volta del regolamento è che dopo il corso di formazione abbiamo un'altra prova scritta. Questa prova scritta è entrata nel regolamento per volontà del Ministero che ha dato retta a un consiglio del Consiglio di Stato, di conseguenza andiamo a ripetere un'altra prova di carattere scritto. E il colloquio finale dovrà svolgersi su di una relazione scritta sull'attività svolta durante il tirocinio. Consisterà in 4 domande su ognuno dei 4 moduli formativi, sia del corso di formazione che dell'attività di tirocinio. Al termine la graduatoria di merito sarà nazionale, perché il concorso è nazionale,
mentre il ruolo sarà regionale, in base alle preferenze espresse. Io mi fermo qua per quanto riguarda la presentazione del concorso e del suo svolgimento e lascio la parola alla dottoressa Sicardi per quanto riguarda il servizio formativo. Vi chiediamo di, se lo desiderate, e siamo disposti a farlo per tutta istante, inviare i vostri eventuali quesiti durante questo webinar che stiamo svolgendo al seguente indirizzo mail webmaster@disal.it, ripeto, webmaster@disal.it, ai quesiti che prevarranno durante lo svolgimento del webinar risponderemo sicuramente subito, a quelli che pervenissero dopo garantiamo la risposta sicuramente alle persone che hanno inviato. La dottoressa Cicardi, la formazione di Lisa. Sì, dopo le informazioni tecniche relative a questo bando di concorso così agognato e mai giunto a termine, speriamo che veramente si arrivi ad una definizione temporale. DISAL come associazione ha provveduto nel mese di marzo, ultimo scorso, ad un seminario di formazione per la preparazione al concorso dirigenti, tenuto a Castel San Pietro, provincia di Bologna, che ha visto la soddisfazione dei partecipanti, diciamo, e della critica, nel senso che è stato un momento molto forte di avvicinamento a tutte le tematiche che sono previste dal bando. In quanto conoscenze che andranno testate da parte dei corsisti, e quindi abbiamo pensato, dato l'esito positivo, molto positivo, e le richieste successive, di riproporre un seminario intensivo che avverrà il 6, 7, 8 ottobre a Napoli, proprio a Napoli, per consentire alle regioni del centro-sud di partecipare più facilmente. Quali sono le tematiche che si svilupperanno all'interno di un monte ore di circa 20 ore complessive? Saranno le tematiche, ripeto, previste dall'articolo 10 del regolamento, che riguardano soprattutto dei contenuti che in realtà non sono propri delle competenze dei docenti, ma sono particolarmente centrati sul profilo e sulle competenze del dirigente. Questo è molto importante perché alcune problematiche, tipo la valutazione piuttosto che gli ambienti per l'apprendimento e le nuove tecnologie, possono essere familiari già in qualche modo al docente. Però cos'è che contraddistingue un approccio che noi offriamo? È il fatto che noi le presentiamo dal punto di vista del dirigente. Perché un conto è parlare di valutazione in quanto docente, un conto è per pensare a tutte le problematiche e le questioni che il dirigente deve tenere sotto controllo, ad esempio quanto riguarda non solo la valutazione degli apprendimenti, ma la valutazione di istituto, il RAV e quant'altro. Allora, queste le tematiche le trovate appunto definite nell'articolo 10 del bando, tenendo presente che le tematiche sono le stesse sia per la prova preselettiva, qualora dovesse essere prevista, sia per la prova scritta. Quindi vale la pena di prepararsi per tempo, perché anche se non ci fosse la prova preselettiva, le problematiche
i contenuti rimangono gli stessi. Sono contenuti molto significativi e molto impegnativi, perché si parla di diritto civile amministrativo, tipiche dei dirigenti scolastici, la contabilità di Stato e via di questo passo, che sicuramente si possono trovare su dei manuali, ma quello che caratterizza il nostro percorso è di offrire come una velina che consenta di affrontare la problematica senza perdersi in meandri troppo grossi e troppo ampi delle problematiche che vengono richieste, tenendo conto che oggettivamente le conoscenze che vengono richieste, diciamo la cultura che viene richiesta, è piuttosto consistente. Okay? In particolare, preciso che nell'ultima fase del seminario intensivo ci sarà la presentazione di come, diciamo, del modo, delle modalità e delle tecniche per affrontare i test di preselezione. Ci sarà una presentazione diciamo delle caratteristiche dei test, di come affrontarli secondo modalità diciamo cognitive e psicologiche, eccetera, con un'esperta di testing dell'Università Cattolica di Milano. E poi ci sarà una simulazione propria, cioè preparata da noi, che non trovate da nessuna parte, di domande a risposta multipla che verranno poi corrette insieme, in modo tale che voi potrete tornare da questo seminario con una previsione di quello che vi ricordate di tutto ciò che è stato proposto, eccetera, tenendo conto che comunque tutto andrà ripreso e via dicendo. Ci sarà comunque la possibilità di fare una simulazione del test sul sito di Disal, un test previsto, preparato da Eudises, quello che diciamo è interessante è che noi proponiamo lì anche un manuale che stilato da uno dei relatori, il professor Mariani, che raccoglie un pochino tutte le tematiche, le problematiche che sono inerenti a una base, diciamo, sostanziosa di preparazione per il concorso stesso. Questo verrà proposto a ciascuno di voi, chi sarà interessato, con uno sconto significativo. Le fasi successive sono ovviamente poi aiuto, un accompagnamento nelle prove di testi che non saranno test temi, come dire, ma sicuramente domande a risposta aperta, 5 domande, poi 2 domande in lingua straniera, e verranno fatte, ogni candidato farà questi compiti, chiamiamoli così, che verranno seguiti e corretti da dei tutor locali. Verranno poi messi in piattaforma materiali, strumenti che possono aiutare nello studio. Ecco, da dire anche che a fronte della conclusione del seminario di Napoli verrà data una password per accedere alla piattaforma dedicata, in cui troverete tutte le slide, tutti i materiali che vengono presentati al seminario di Napoli. Una seconda fase, per chi avesse superato poi la prova scritta, c'è anche l'accompagnamento alla prova orale e eventualmente, per chi lo desiderasse, anche
qualche aiuto per lo sviluppo della lingua inglese nella preparazione poi del colloquio finale. Altre cose si potrebbero dire, però vale la pena di ricordare che quello che è, diciamo, il vantaggio di partecipare a un seminario di formazione di questo genere è di trovare delle coordinate interessanti e utili per studiare in modo intelligente e proficuo senza disperdersi. Questo credo che l'abbiano apprezzato i corsisti precedenti che hanno partecipato al seminario di Castel San Pietro, e speriamo che sia così anche per coloro che vorranno prepararsi con noi a Napoli. Grazie, dottoressa Sicardi. Nel frattempo sono pervenute delle domande. La prima. Durante gli iscritti, praticamente, normalmente non è possibile portare materiali, però il bando dovrà chiarire questo aspetto. Questo è un tipico caso di chiarimento del bando che potrebbe introdurre eventualmente qualche novità rispetto a quanto previsto nell'edizione precedente. Professor Bombace di Storia e Filosofia è entrato in ruolo nel 2015 con la 107, ma ha un preruolo di 6 anni in una scuola paritaria. Può partecipare al concorso? Come prima cercavo di accennare, mentre la condizione fondamentale è l'aver superato l'anno di prova, quindi oltre all'immissione in ruolo, occorre che sia stato superato l'anno di prova, mi spiego, nel calcolo del preruolo, quindi per gli altri 4 anni necessari, nulla vieta che tutti gli altri 4 anni siano stati svolti nella scuola paritaria, a condizione che siano anni tutti quanti valutati a pieno titolo, cioè nei quali si sia superato per ogni anno i 180 giorni di servizio. Sempre lo stesso professore che è necessario procedere a un livello B2 per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese? In questo momento il regolamento non ha stabilito modalità di svolgimento della prova scritta. Uno degli argomenti che il bando dovrà affrontare è la descrizione delle modalità di svolgimento della prova scritta e di conseguenza le condizioni per lo svolgimento della prova stessa. Teniamo conto però che si tratta di uno svolgimento di una prova, non si va ad accertare, a prendere atto di titoli precedenti, si va a accertare semplicemente il possesso di una lingua, in quel caso scritta, e dell'esercizio quindi della lingua scritta. Un'altra domanda che è arrivata e che vale la pena eventualmente tenere presente è tra l'altro una novità del regolamento: i titoli culturali, quelli che sono di servizio, quelli che sono descritti nella tabella allegata al regolamento, non saranno valutati come le altre volte nella graduatoria finale, ma saranno valutati in quella intermedia per l'ammissione al corso, alla formazione al corso. Questa è una novità, per cui quei 30 punti massimi di titoli dovranno essere sommati al voto conseguito nella prima prova scritta e a quello della prima prova orale. Quindi, praticamente, naturalmente, quando parliamo di titoli, parliamo sempre di titoli che possono essere inizialmente descritti, elencati, ma che devono essere comunque conseguiti prima, entro la data di scadenza, del consegna della domanda per il concorso. Vediamo nel frattempo se ci sono altre richieste. È arrivata un'altra richiesta che chiede se è possibile ancora iscriversi al seminario di Napoli. Assolutamente sì, i numeri sono già cospicui, però c'è spazio ancora per qualche iscrizione. L'importante è, nella misura in cui qualcuno di voi decida, di iscriversi il più presto possibile per un problema di, come dire,
di sistemazione segretariale delle varie questioni. Tenete presente che chi si iscrive comunque deve prenotare l'albergo per conto proprio, eccetera. Per il resto provvediamo tutto noi. Quanto ai costi, vi rimando al sito di diesel.it, dove c'è la casella concorso per dirigente, in cui c'è l'allegato con tutti i costi per le iscrizioni e per delle varie fasi. Grazie. Ecco, è arrivata un'altra domanda per quanto riguarda il problema dei titoli. Purtroppo noi, come dice, l'abbiamo segnalato, non solo noi, dire la verità, anche un'associazione di vicepresidi nazionali l'ha fatto, questa situazione per la quale l'esperienza di collaboratore del dirigente scolastico viene valutata solo per 6 anni. Quindi abbiamo un punto 75 per ogni anno per un massimo di 6 anni e viene valutata anche l'incarico per funzioni strumentali e quello per quanto riguarda il membro del comitato di valutazione o docente tutor per un incarico annuale. Ecco, ricordiamo sempre che i titoli vanno dichiarati contestualmente alla domanda, in quanto il loro possesso, come dicevo prima, deve ricadere prima della data della presentazione della domanda. Se non ci sono altre domande, noi ringraziamo tutti i colleghi, i docenti che hanno voluto partecipare a questo breve momento, speriamo di esservi stato di aiuto, vi confermiamo di rispondere alle vostre domande che arriveranno via mail all'indirizzo che vi abbiamo segnalato e vi rimandiamo per tutte le nostre informazioni al sito di Diesel, www.diesel.it, sia per quanto riguarda il corso presentato dal dottoressa Cicardi, sia per quanto riguarda le novità, speriamo, che avverranno per quanto riguarda lo sviluppo del concorso. Grazie e arrivederci a tutti. Arrivederci.